Si sta concludendo in questi istanti la partita di Youth League tra Milan e Atletico Madrid, rossonera in vantaggio per 2-0, quindi alle semifinali del torneo europeo delle nostre giovanili, contentissime, equivalente un po' alla nostra Champions League della prima squadra, ovviamente un po' con regole un po' diverse, già che la semifinale, per chi non lo sappia, è gara unica, non c'è andata e ritorno, gara unica per la semifinale, quindi Milan che batte Atletico Madrid 2-0, mancano 40 secondi, quindi presumibilmente il risultato sarà questo, e diretti alle semifinali. Adesso andremo a scoprire con chi giocheranno appunto nelle semifinali, e oltre a vedere anche un po', come vedete, i gol della partita. Grandissimo Darius Stalmach, bella prova per lui, un bel gol, un bel inserimento, bellissima anche l'azione, ve l'ho riportata proprio qua nel video, in modo che vedete anche come giovani rossoneri hanno costruito una bella azione partendo da dietro, bravi tutti, Letu ad aprire il gioco, poi sulla destra Bakuné con Zeroli, Stalmach, bravi tutti a scambiarsi il pallone e alla fine finire poi dall'altra parte del campo, trovare un bel gol 1-0. Ecco qua, è finita la partita, Milan in semifinale, oramai già sapeva, sto vedendo Abate esultare con Xhaka Traoré. Secondo tempo poi, altro bel secondo tempo, abbiamo avuto un'occasionissima con Cuenca che ne ha dribblati un paio in mezzo all'area, poi ha tirato alto, ha segnato poi invece El Hilali, anche se la UEFA ha dato autogol al portiere perché realmente la palla è finita prima sul palo, poi ha sbattuto non so se sulla spalla o sulla mano del portiere ed è finita in rete. Comunque poco importa, Milan vittorioso per 2-0. Adesso vi faccio vedere un po' il quadro delle semifinali, credo che i gol nel mentre li avete già visti tutti, se no li trovate nel mio Twitter, riporto sempre gol e quant'altro, lo sapete, trovate il link qua sotto in descrizione, come anche quello per iscrivervi a Sorare, come sempre vi ricordo, gioco online sul calcio, link qua sotto. Parlando del Milan Primavera, vedete oggi ha giocato anche lo Sporting che ha battuto il Liverpool, quindi qualificato lo Sporting, ma non sarà il nostro avversario. Il nostro avversario invece sarà tra la vincente di Borussia Dortmund e Aggiu Spalato. E non date per così certa la vittoria del Borussia Dortmund, perché sappiamo che le squadre croate under 19 sono sempre ostiche. Dall'altra parte la Z, una cantera, come si dice in spagnolo, molto importante di giovani, escono parecchi talenti contro un Real Madrid comunque che lo guardi in tutte le serie, credo che sia comunque una signora squadra. Appuntamento il 21-4, quindi semifinale Milan contro Borussia o Aggiu, ditemelo voi, ma sarà questa. Dall'altra parte Sporting e Real, che potrebbero definirsi forse le favorite assieme alla Z, che si eliminano da sole. Andando a vedere la formazione che è scesa in campo oggi, vediamo la Ponava, oramai titolare di questa stagione, lo sappiamo, non è arrivato Noraver, quindi confermato la Ponava, difesa oramai titolare, si può così definire, Bakuné, Kubis, Simic e Bozzolan, credo che sono i quattro oramai che hanno giocato più partite, anche quelli che danno più garanzie. Stesso discorso per il centrocampo, Eletu tornato davanti a difesa con Zeroli e Stalmach che sta facendo sempre meglio, Zeroli invece è dall'inizio del campionato che è quasi sempre in campo, e davanti poi sta trovando continuità, come abbiamo visto negli ultimi video, Cuenca, buona prova anche per lui, si è mangiato un gol ma buona prova in generale, El Hilali che in queste gare importanti si fa sempre sentire, e Xhaka Traoré che speriamo gli rinnovino sto benedetto contratto, lui si decide a rinnovare, non sappiamo com'è la situazione. Comunque questa è la formazione che c'è in campo, possiamo definire un po' quella titolare, a parte Cuenca appunto che è entrato un po' nelle ultime partite, per il resto diciamo 10-11esimi che abbiamo visto tante volte in questa stagione. Quindi appuntamento adesso il 21-4, vi rimetto in piccolo questo qua, così se non avete visto i gol prima vi vedete adesso. Qua vediamo El Hilali festeggiare, contentissimo per il gol, mi sembra che gli mancava da un po', Stalmach invece aveva segnato da poco tempo, quindi ottimo periodo di forma per Stalmach. Vediamo anche Maldini in tribuna a sorridere, oh, ragazzi speriamo che non sia anche di buon auspicio per la prima squadra, un passaggio alle semifinali, anche se lì è più dura, andata e ritorno, e vediamo contro chi ci toccherà. Questa volta è stato l'Atletico Madrid Juvenil a essere eliminato, me la sono goduta questa partita, e adesso torno a lavorare come
sapete, sempre dico, sono impegnatissimo, ma piano piano mi tranquillizzerò e adesso che inizierà il calciomercato poi inizieremo con i video giornalieri e tutto quello che vogliamo fare. Date un occhio sulla Rare, se ancora non l'avete fatto. Io, guardate, ho iniziato anche a giocare gratuitamente alla NBA e questa settimana sembra che vinco una carta che poi potrò vendere. Adesso qua ho 252 euro che sono lì da chissà quanto tempo, piano piano li dovrò ritirare, anzi non piano piano, in una volta sola, però ho ancora delle carte da vendere, quindi sapete tutto, ho iniziato con 50 euro, poi adesso ho lasciato un po' da parte il gioco, ce ne ho 250, ma continuano ad aumentare giocando comunque anche gratuitamente. Io per scelta mia ne avevo messi 50, ma voi lo potete fare gratis. Anche per questo video è tutto, come sempre un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.